Ciao a tutti dal vostro Ice e bentornati o benvenuti sul mio canale. Ciao ragazzi. Allora, in questo video vi porto la strategia per la gara di un'ora che troviamo nei circuiti mondiali ed esattamente a Spa-Francorchamps, la World Touring Car 800. Ringrazio i fan per la richiesta. E allora, io ho provato a fare in tutte e due le difficoltà, perché ormai qua la difficoltà influisce perché siamo sui circuiti mondiali, quindi se giocata facile è una cosa, se giocata difficile è un'altra cosa. Allora, per quanto riguarda la strategia a facile, ve la dico qua adesso in 448, perché nel video trovate la strategia per chi gioca a difficile. Allora, andiamo un po' a vedere. Allora, strategia per difficoltà facile. Il primo box lo dovete fare alla fine del sesto giro. Mettete le gomme intermedie e rifornite al massimo. Il secondo box lo fate alla fine del dodicesimo giro, montate le gomme da corsa medie e rifornite al massimo. E il box numero 3 lo fate alla fine del diciassettesimo giro, montate le gomme intermedie, rifornite solo per finire la gara, 8 giri. La differenza dal difficile è che il primo box a difficile è al decimo giro. Il box numero 2 al 14esimo e il box numero 3 al 18esimo. C'è la meteo che cambia tra le due difficoltà. A facile piove prima, a difficile piove dopo, piove di più, piove di meno e quant'altro. E ecco. Allora ragazzi, io per la gara ho usato l'Audi R18 TDI del 2011. Mi scuseranno quelli dell'Audi se depotenziato così la macchina. Qua la schermata finale a difficile, 1 ora e 19 secondi, ho dato su un giro a tutti, e qua invece a facile, 1 ora, 2 minuti e 3 secondi, ho dato su 3 giri praticamente a tutti. Questa è evidente la differenza tra difficile e facile. E allora adesso partiamo. Se ce l'avete l'Audi e l'avete già usata, andate in GT Auto e cambiate l'olio. Se invece non ce l'avete, andate in Brands Audi e prendete l'R18 TDI e via. Poi andiamo alla messa a punto e facciamo qualche acquisto. Solo 2 o 3 cosette. Acquistate solo quello che vi indico. Allora, in Sport Club acquistate il limitatore di potenza. In semicorsa acquistate il computer personalizzabile e poi acquistate anche il rapporto marce manuale personalizzabile. L'LSD personalizzabile no, perché lo monta già di suo. Poi andate in corsa e acquistate le gomme da corsa medie e appena lì sopra acquistate il controller bilanciamento freni. Non mi ricordo se lo monta già di fabbrica o meno. Poi in estremo acquistate gomme intermedie e basta. Abbiamo finito gli acquisti. Poi andiamo a fare una piccola messa a punto dall'auto. Messa a punto, setup, impostazioni dettagliate. Allora, gomme da corsa medie. Poi qua sotto guardate un po', fate il confronto con la vostra e mettete i dati che vedete qua, perché io l'ho già usata in altre gare e non mi ricordo se ho modificato qualcosa o meno. Mettetele come le vedete qua. Poi il differenziale, lei ce l'ha già personalizzato di suo, mettete 20, 40, 50. Poi nell'altra colonna, deportanza, anteriore mettete 1212 e posteriore 1600. Mi sembra che 1600 c'era già di suo. Poi eco personalizzabile lo mettete a 72%, limitatore di potenza sì, 95%. Rapporto delle marce mettete personalizzabile manuale, perché quello da corsa ci aumenta i pp e dovremmo abbassare la potenza, quindi usiamo quello manuale e lo mettete a 260 km/h. Il resto rimane tutto invariato. Portiamo 799,35
370 cavalli, 900 kg di peso. Un siluro praticamente, quasi un siluro, un semisiluro. Vi ricordo ragazzi che in dettaglio al video trovate sempre magari qualche informazione utile, dettagli vari, quindi andate sempre a leggere là sotto che magari trovate quello che cercate. Allora partiamo con la gara. Il traction control qua l'ho spento quasi subito. Poi mappatura carburante l'ho lasciata a 1 perennemente per tutta la gara. E bilanciamento dei freni meno 5 anteriore. Io mi trovo benissimo così. Voi potete al massimo regolare a piacimento. E sì, sul dritto perdiamo qualcosina, ma poi non ce n'è per nessuno. Sverniciamo tutti ragazzi qua. Scaricate la power senza timori. In curva anche a manetta. Però ricordatevi, al primo giro ricordatevi sempre di scaldare le gomme, perché sennò potrebbero succedere dei macelli. E poi andate all'attacco, scaricate la power e sverniciate a manetta. Allora adesso qua, come in tutti i video, ve l'ho lasciato i primi tre giri e vi do qualche consiglio che potrebbe essere utile. Staccate sempre i 50 metri, tra i 70 e i 50 metri, staccate giù secco, frenatona. Questa auto è veramente molto stabile, ha una manovrabilità altissima e una frenata eccezionale. Quindi è anche bella, cioè molto bella da guidare. Allora, i tre sverniciati così proprio come se non ci fosse un domani. Tanto via un po' di vernice. Ecco, in tutte le curve ragazzi, dove ci sono i cartellini che mi indicano i metri alla curva, staccate sempre tra i 70 e i 50 tranquillamente. Qua la rouge qua, come si chiama, poi potete farlo in quinta manetta, il gas in fondo, sverniciato Ordonez all'esterno senza paura.
qua sono alla fine del giro numero 5 e passo in prima posizione. Invece facile, alla fine del terzo giro, durante il terzo giro ero già in prima posizione. Qua sverniciamo Fraga e passiamo in prima posizione. Voilà. Ecco, qua invece sono quasi alla fine del giro numero 10 e faccio la prima sosta ai box, perché c'è il radar meteo che sta indicando che arriva la pioggia, quindi ci equipaggiamo a dovere. Quindi fine decimo giro, sosta ai box, mettiamo le gomme intermedie e riforniamo al massimo. Poi entro i box con 45 secondi di vantaggio da Portilla, che è in seconda posizione. Io ho finito la mia sosta e Portilla, anche lui si ferma ai box. Lui girava con le gomme dure. Siamo dai box, siamo ancora in prima posizione. Adesso aspettiamo che si resetta il tempo. E il tempo c'ha qualche difficoltà a resettarsi, che Bawa, che Daniele mi ha detto, l'ho soprannominato la baguette, si è fermato ai box anche lui, e lui anche montava le gomme medie. Ecco, siamo esattamente a 39 secondi da Portilla, che è sempre in seconda posizione. Ecco, tra l'altro sul bagnato io uso sempre il traction control, e qua l'ho messo a 2. Così evitiamo smadonnamenti vari per qualche intraversamento eccetera, sempre meglio evitare. E tra l'altro ragazzi, sul bagnato la frenata si allunga leggermente, quindi iniziate a frenare un attimo prima, magari anche ai 100 metri, così andate un po' più sul sicuro. Alla fine del dodicesimo giro il radar meteo indica che sta per smettere di piovere, però comunque non sono entrato subito ai box, ho fatto ancora due giri, sono entrato alla fine del quattordicesimo giro, almeno andavo un po' più sul sicuro, la pista era un po' più asciutta e quant'altro. E appunto, eccoci qua, alla fine del quattordicesimo giro, secondo pit stop. Qua montiamo le gomme da corsa medie e riforniamo al massimo. Un
uscita dai box, sono sempre in prima posizione. Ovviamente nel giro numero 12 e 13 ho fatto qualche cappellata, si vede dai tempi. E adesso vediamo il rese del tempo, il distacco dalla Portilla che è sempre in seconda posizione. Ecco lì, siamo 10 secondi, 9 secondi, ma loro sul dritto ne hanno qualcosa in più, ma poi dopo. Arrivederci amigos. Gallo si ferma ai box. Ecco ragazzi, alla fine del 18° giro fermatevi ai box, montate le intermedie e rifornite per avere benzina per finire la gara, cioè al massimo 8 giri. La gara è 24 giri in totale, quindi entrate ai box. Io non l'ho fatto, ho sbagliato, nonostante il radar meteo mi diceva che stava per arrivare la pioggia. Quindi voi entrate alla fine del 18° giro. Gomme intermedie e rifornite per al massimo 8 giri, perché sennò se continuate potrebbe succedervi questo e perdere tempo. Boh, io avevo 2 minuti di vantaggio da Portilla, che è sempre in seconda posizione, quindi vabbè, ci sta anche questo errore qua, il tempo di distacco c'è, però si poteva evitare se andavo un giro prima ai box. Appunto, io alla fine del 19° giro entro i box con 2 minuti e 30 di vantaggio da, che non è più Portilla al secondo ma è Bishop. Ho montato le gomme intermedie e ho rifornito solo per finire la gara. Appunto, se voi andate in giro prima è meglio ragazzi, evitate smadonnamenti. E ho scelto di non rifornire. Mancavano 12 minuti alla fine, avevo ancora carburante per 6,1 giro. Fatto i calcoli, era abbastanza, quindi non ho rifornito. Usciamo dai box, siamo sempre in prima posizione, ma con 2 minuti e 20 di distacco sarebbe grave uscire a 6 secondi. A meno che Bishop non ha messo i siluri. Siamo lì, 2 minuti e 18 di distacco. All'inizio del giro numero 21 il radar meteo indicava che stava per smettere di piovere. E io comunque sono andato avanti fino alla fine della gara con gomme intermedie senza più entrare ai box, e tra l'altro il tempo di vantaggio è di 1 minuto e 21 secondi. Portilla è ripassato in seconda posizione
E niente, mancano 8 minuti alla fine, quindi andiamo dritti con le intermedie e finiamo la gara. Ecco qua, appunto, a fine del 23esimo giro, iniziamo l'ultimo giro, il 24esimo. Siamo sempre in prima posizione con 1 minuto e 29 di distacco da Portilla, che è sempre lì in seconda posizione, e manca 1 minuto e 50, quindi la gara direi che è andata più che bene, è stato un successone dalla Madonna. E ragazzi, vi ricordo che se vi è stato utile eccetera, lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate, richiedete e quant'altro, e ci sentiamo nel prossimo video. Statemi bene, ciao ragazzi.